intro un po' esagerato effettivamente per le prestazioni di questa piccina giapponesina Mazda Miata MX-5 NA, che ha un sorrisino carino con questi magnifici occhioni, le pop-up lights che tanto ci hanno affascinato, tant'è vero che questa è una Roadster che è stata molto venduta, la Roadster più venduta al mondo. E c'è una cosa che penso che sia il denominatore comune tra tutti noi appassionati di auto, ed è il fatto che questa macchina, per quanto non sia super potente, per quanto non sia super prestazionale, una volta che ci sali a bordo te stampa un sorriso in faccia che non finisce più, ragazzi. Soprattutto questa versione di mio cugino, il quale ha speso un po' di soldini sopra la macchina, a partire dall'assetto, dai freni, dagli pneumatici, dal miglioramento del cambio, insomma ha fatto delle cose che vi racconterò a bordo durante la visione del video. Ora io vorrei chiedervi e vorrei dirvi una cosa, anzi vorrei prima dirvi e poi chiedervi. Essendo io stato possessore della Mazda MX-5 NB, quella che hanno fatto dopo di questa, io penso, e qui sono pronto a ricevere degli insulti, ragazzi, da voi, perché penso che la NB è meglio della NA, come linea è più filante, il telaio è più rigido, è l'evoluzione della NA per cui gli ingegneri giapponesi hanno fatto sicuramente un lavoro evolutivo a bordo della NB e hanno anche investito, avranno pensato di farla un po' meglio. Mo, cioè, non è che solo per le pop-up lights sta macchina è meglio della NB, vale di più, insomma cerchiamo di fare un po' di chiarezza. E infatti la domanda è la seguente: perché la NA la puoi comprare a partire dai 10.000 euro mentre la NB ta tirano appresso? Ora, io ho fatto una piccola ricerca qui su AutoScout, come potete vedere, e sono non ho messo filtri, ho semplicemente messo prezzo su, che è il filtro che ti permette di partire dal prezzo più basso, e sono uscite tipo 35-40 NB, una NC sola. Poi potete anche andare a controllare voi, fin quando non si arriva a questo bel esemplare da 10.000 euro della Mazda MX-5, la 1.6 16 valvole, con ben 250.000 chilometri, che so veramente tanti, raga, 250.000 chilometri. E poi vabbè, tutto, più vai avanti più escono, no? NA, ci sono anche delle serie limitate, dei modelli più particolari, belle. Insomma, in poche parole, la NA parte dai 10.000, le NB si trovano a poco. Perché? Ricimo perché? Perché? Io voglio sapere da voi il perché. Nel frattempo io vi porto a bordo di questo gioiello. Se avete fatto una macchina che è una bocca, cioè questa macchina ha venduto quanti esemplari ha venduto sta macchina, raga? Ma tanti. E io sono contento che l'abbia fatto, perché è proprio una chicca, è proprio una macchina bella come voi, che siete belli, che mi seguite, che mi volete bene. Buona visione. Sto carico, mi carica, già lo sento che mi carica. Poi questa, con questo assetto Ohlins, va molto meglio, cambio pazzesco, cortissimo. Che cosa hanno pensato questi giapponesi in quegli anni lì? Guarda, non lo so, ma la macchina è strepitosa. Non è potente, ma è divertente. Sentiamola. Sì, baby, sì. Questa, con le pop-up lights, ha un fascino che non ce la faccio. È più bella, mi colpì subito anche a 17 anni, quando non capivo una mazza di macchine sto cambio così, la posizione in cui era messo il cambio rispetto alle auto che guidavamo in quegli anni lì, quelle cagate della Fiat. È incredibile quanto con questo assetto la Mazda sia un taglierino, è veramente precisa, mi dà sicurezza, senti come curva. Ti prego, devi sentire sto rumore quando faccio così, dunque. Rispetto alla NB il telaio è più morbido, lo avverto, perché
facendo questo sento che un po' la macchina si snoda, è un po' tipo un serpente. È un po' più morbido questo telaio rispetto alla NB e poi alle successive. Ci sta, è normale. Questa è dell'88 o dell'89. Sul cambio, ragazzi, veramente non si può dire nulla, è eccezionale. E bravo Giorgio che l'ha tenuta così, si guida davvero bene rispetto a quelle originali completamente stock come mamma l'ha fatta, che quando le guidi prendi una buca sembra che si spezzano in due e poi quando inserisci in curva non ti danno un minimo di fiducia. Questa invece te ne dai come? Sentiamola bene? Sì baby, canta baby. Non male, non male, non male ragazzi, per la potenza che ha, l'aeroga bene, distribuita bene, mi piace su tutte le marce. Che gioiellino ragazzi, quanto mi diverte guidarla. E che poi la cosa bella di quest'auto è che anche se non ci sei mai salito, hai subito una sensazione di familiarità, come se l'avessi già guidata, come se la conoscessi. Poi ha un rapporto peso-potenza eccezionale, la macchina è leggerissima, quindi è facile da guidare. Il bilanciamento dei pesi è ottimale, è proprio pensata, costruita per il piacere di guida, puro divertimento, divertimento assicurato. Non c'è niente da fare, le giapponesine hanno un fascino tutto loro. E poi senti il motore come sale, eh? Bello lungo, infinito, 6.000, 6.500, tiro giù e va. Questa boccola portiera qui è quella originale. Questo invece è l'alloggio per la boccola. Si chiude lo sportello. Ok? Che succede? Che c'è un po' di gioco. Con le boccole originali c'è sempre un po' di gioco. Soprattutto dopo 30 anni. Che cosa abbiamo fatto? O meglio, cosa hanno fatto i ragazzi di Officine Cubo? Hanno ricostruito questa boccola per la portiera in casa loro. Questo è proprio made by Officine Cubo. La differenza è che la portiera adesso, una volta chiusa, è chiusa bene, non balla più. Vedi, mio cugino ha montato il roll bar qua sulla Mazda perché ha un po' paura dei SUV, quelli alti alti. Con quindi... la gente al telefono telefono, ed è giusto anche tutelarsi. E poi in alcuni autodromi non fanno girare con auto prive di dispositivi di sicurezza in caso di ribaltamento. Perfetto, quindi abbiamo preso due piccioni con una fava, perché stiamo più attenti ai SUV che ci mettono le ruote sopra e poi ci possiamo pure andare in pista. La marca del roll bar è Sassa, mai sentito, io sinceramente sono molto ignorante. Ma l'hai montato tu? Sì, l'ho montato io in garage in circa 3 ore. Ma l'hai saldato o l'hai semplicemente imbullonato? È imbullonato con contropiastre fatte a specifica di allegato J. Quanto vlog Matteo Tollisi finito? Tu iscrivi questo canale, mortacci tua. Ciao! Ah, ragazzi, dimenticavo, questa era una Mazda MX-5 NA 1616 cavalli. Non me l'ho scordato. Bella!